Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti in questo video. Oggi ho 5 minuti in più, ci rifacciamo il valico del Salviano e poi mi ricollego alla città e vado al lavoro. Adesso mi faccio queste curvette e le faccio in silenzio, quindi tranquilli, e vi faccio ammirare un po' la strada e il suo paesaggio. A dopo. Ragazzi, qui già è finito. Adesso riscendiamoci da Vezzano. La strada non la conosco, quindi me la faccio abbastanza tranquillo. Curvone. Sono più belle qua le curve.
più di qua che all'altro lato. Figo. Come dicono, vado a camminare la Madonna, allora è dal lato vezzonese. Sicuramente è più impegnativo la parte a piedi che mi faccio io all'altro lato verso Cappadocia, c'è pure più pendenza rispetto a questo. Va bene, andiamocene. Va, quando manca tiro al volo. Sto pure un percorso vista, bello sto scorcio. Questi camminano in coppia, sta ragazzo. E poi li schiaffeggiavo con lo specchietto. Cazzo, non posso fa. Allungo e subito c'è un'altra curvetta. Vabbè, ci dobbiamo studiare pure questa di strada. Quindi è una vista spettacolare, oh. Porca miseria, guarda qua. Sto andando a schiantare possibilmente. Qua un po' il mando stradale lo rifarei. Le buche all'italiana. Vediamo andare in seconda qua. Ecco, bravi, fate questa camminata recintata. Ma guarda che figa sta strada. C'è età per andare a camminare, anzi, più ci andate più rallentate, l'invecchiamento. Mi sa che sono arrivato? Cosa mi dice che comincia da qui il... Oddio, un parcheggio. Non ho capito perché mi dasse mezze sfollate l'acceleratore, come se non acchiappasse. Boh. Come funziona il motore? Non lo so. Il pignone, non lo so. Boh. Vedi, mi fa la sfollata senza premere la frizione. La prima spinta me la dà. Poi la seconda. Quando affondo di più si fa così, tu cammina contro mano, cazzo fai. Devo andare dolcemente, prima invece affondavo alla grande, mo boh. Levate i ciclisti. Sto riprendendo ancora? Sì. Parcheggiano ovunque. Mi dà fastidio sta cosa. Qualcosa mi dice che siamo arrivati, questa è la superstrada. Quindi riusciamo al centro di Avezzano, via Napoli. E ci facciamo il resto della strada.
Mi faccio vedere un altro pezzetto del centro e poi lo tolgo perché è solo traffico. Solo scatolette di tonno in fila. Avezzano, benissimo. Come faccio ad andare a Avezzano? Io da qua non ci sono andato. Devo scendere sotto. Sopra forse riprendo la superstrada, infatti. Ah, infatti! Qui siamo via Napoli. Ah, da qui a strada la so. Mi si è addormentato il sedere. Qua il mando statale è ancora meglio, eh. Non so se si notano le varie toppe. Già sta moto c'è un certo on-off essendo vecchia, che poi hanno risolto un po' con tutte le motociclette a iniezione. Elettronica che è un po' più fluida la erogazione. E poi mi fa pure sta cosa che è come se sfolla. La rottura dei beep. Fatemi passare. Passa tranquillo. Ah, ci sta pure il mercato. L'ho scordato. La campagna della porchetta poi ci vorrebbe proprio. Dopo la colazione. Fosse un problema di frizione, come se rimanesse premuta la frizione. Chissà, proviamo un po' d'aria, vedi come fa. Ora faccio ripartire. Riparto sembra che è più pronta, però e a mamma riscatta vabbè dai su, questa è rimasta in mezzo alle palle, ma come si fa, dico io, che faccio fuori legge. Cazzo te, lo dico io, la disorganizzazione in tutti i campi è il male maggiore o il male peggiore. Hanno distrutto l'ecosistema mobile, come si dice, hanno rovinato la circolarizzazione, la circolarità, no, non si dice manco così. Ah, la circolazione. Ma distrutta circolazione con queste strade che invertono i sensi di marcia, mettono i mercati dove chiudono tutte le arterie più questo è. Da che bordello? Vabbè, qua un po' si sta spicciata lì. Questa doveva costare Yamaha, non so che è. Pure stivali, visto. Se mi dovesse fare una motocicletta io forse non mi farei quella che ha sti scarichi a trombone.
così grandi. Se mi dovesse imparare a piegare così, ci tocco quello che faccio le scintille. O no? Chissà perché l'hanno congegnato così all'inizio. Poi hanno cambiato, hanno messo chi sotto coda o più piccolette. Questo mo lo faceva fuori. Ecco il trattore, perché no? Scusa. Sai se mi risfolla? Un po' lo fa ancora. Vabbè, sta strada l'avete già vista, io vi interrompo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!